questa torta abbiamo bisogno di 4 pan di Spagna. Trovate la ricetta qui sul canale nella playlist delle torte. Io li ho tutti livellati con il coltello, ho tagliato la calottina che tengo qua e con questi avanzi ci posso fare dei cake pops. Trovate la ricetta sempre qua sul canale, oppure ci potete fare anche dei biscotti tipo i mostaccioli, quelli ripieni. E, ho posizionato insomma, un disco sul board, qua la cake board, che è un pochino più grande rispetto alla torta, al diametro della torta, perché altrimenti poi è difficile, insomma, trasportarla. Qui ci sono le creme che andremo a utilizzare. Allora, siccome è una torta piccola, ho 200 g di crema al burro americana alla vaniglia, ricetta sempre qua sul canale nella playlist creme. E poi qui ho la crema al burro alla meringa svizzera, la ricetta è sempre qua nella playlist creme, e l'ho tinta di rosa e ho usato questo colore proprio per insomma, la meringa, colore a olio che va bene anche per il cioccolato, color candy. Quindi andiamo a farcire la torta, io la bagno anche con il mio sciroppo di zucchero, questo sono 50 ml di acqua, 50 g di zucchero e lo zucchero viene sciolto nell'acqua bollente ed ecco qua insomma il nostro sciroppino. E quindi questo è tutto quello che ci serve, io uso questo piano girevole, è più semplice insomma guarnire le torte con questo attrezzino. Ecco, a questo punto ho terminato diciamo, la fase, insomma, cattura briciole, quindi adesso vado a mettere la mia torta in frigo per 20-30 minuti e poi posso procedere facendo la seconda, insomma, decorazione, metto il secondo strato di crema al burro. Questa è una torta da 15 cm e di crema al burro alla meringa svizzera ho preparato circa 500 grammi. Perché con i 500 grammi ho fatto sia un pochino all'interno questo primo strato, un secondo strato e poi farò le decorazioni sopra. Se fate una torta senza decorazioni vanno bene anche 400 grammi. Ho preparato anche gli sprinkles che andrò ad usare per decorare la torta, mi piacciono questi due. Qui vedete sono le confezioni, io da ogni confezione ne prendo un po' e faccio insomma i miei mix. E poi come al solito qui c'è il glitter dorato che voglio spruzzerò un po' sulla torta. Adesso sto preparando la ganache per fare il dripping, quindi con cioccolato bianco e panna. La ricetta la trovate qua sul canale nella sezione creme. Il cioccolato bianco ha un colore gelognolo, quindi per renderlo più bianco dobbiamo usare il colore alimentare proprio per il cioccolato. Io compro questa marca qui, questo va bene. Già ho messo qualche goccia, ne metto ancora un po' e mescolo. E quindi poi la mia, come dire, cioccolata, la mia ganache per il dripping è pronta. E comunque trovate la ricetta qui sul canale, vi lascerò il link. Adesso ho posizionato gli sprinkles, vedete? Li ho messi anche sopra la colata.
e qui sopra ne ho messi un po', e adesso metto la torta nel frigorifero perché la glassa, insomma, la ganache si deve solidificare, e quando sarà solidificata potremo continuare la decorazione sopra, ovvero io ci voglio fare dei ciuffetti di crema al burro rosa. La torta finita, ho aggiunto qualche macaron, la ricetta la trovate qua sul canale, e dei cioccolatini dorati. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi va, commentate e provate a fare questa torta perché il design è facile ed è molto glamour. Ciao, al prossimo video!